Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme a Francesco, prova a parlare Francesco un attimo. Salve a tutti. Prova ancora? Sì, Magistra con Elia Paganesimo. Perfetto. Che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui tipo di teisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, lascio la parola a Francesco che vi illustrerà un pochino le iniziative, da quelle di domani sera alle prossime, e dopo faremo un discorso particolare. Oggi lasceremo il mobbing, lo prenderemo la prossima volta, parliamo un po' di noi come pagani oggi. Vai Francesco. Ecco, allora io ricordo domani sera il 21 aprile tra l'altro dal punto di vista tradizionale anche della Fondazione di Roma, e quest'anno per fortuna la scadenza della cena del Musso cade assieme all'anniversario della Fondazione di Roma, perciò si può anche festeggiare la Fondazione di Roma. Ecco, domani sera appunto nel Bassanese c'è la famosa cena del Musso il Venerdì Santo, logicamente alimentazione a base di musso per i vegetariani, i pagani vegetariani ci sono stati esentati dal mangiare il musso. E poi, vabbè, questo qua è un ritrovo goliardico, festoso, di divertimento, perciò non c'è, diciamo, nulla di particolare. Chi vuole partecipare, c'è sempre ancora qualche posticino libero, se si vuole introdurre in questa cena, si può far vivo. Bene, ricordo poi il 30 di aprile e il 1 maggio, domenica 30 aprile e 1 maggio, lunedì che è festivo, questo è del lavoro, che a Jesolo ci sarà la festa di Beltane. Sarà appunto articolata su due giorni, comincerà domenica 30 aprile alle ore 14 e verrà chiusa il 1 maggio alle ore 13.30. I due rituali fondamentali, poi tutta la festa è un rituale in se stesso, comunque quella più importante è il rituale serale del falò domenica 30 aprile, e il 1 maggio c'era appunto il palo di maggio in cui ci sarà la festa pagana dell'albero di maggio, in cui si intrecceranno i nastri colorati di tutti quanti i partecipanti per dare un senso sia di vivacità dei colori dei vari nastri che si intrecciano, sia appunto per creare un arcobaleno che è sempre un ponte con gli dei. Perciò chi vuole partecipare a questa festa pagana, che è una festa religiosa, perciò l'intenzione è diversa rispetto alla cena del musso, i posti sono pochi, però qualche posticino c'è. Chi vuole partecipare, basta che si faccia vivo tramite i soliti canali, tramite i vari sistemi, beh, anche tramite internet, visto che parecchie persone hanno chiesto informazioni tramite internet della festa di Beltane. Esiste un sito apposito su Beltane, per chi ci vuole arrivare, io non sto a dare quell'indirizzo che è lunghissimo, va su Alta Vista, la versione americana, cerca festa di Beltane e come primo sito esce il nostro sito sulla festa di Beltane. Perciò appunto uno può anche andarsi lì a studiare qualcosina, perché appunto poi c'è la festa di Beltane, che appunto è di origine sempre celtica, la notte appunto di Valpurga, calendì maggio, e c'è anche appunto la festività tipicamente italica, tipicamente appunto della zona del Mediterraneo di Flora. Perciò sono tutta una serie di feste che coincidevano lo stesso giorno, e noi questa festa sarà fatta per tutte quante le feste pagane di questo periodo. Chi vuole partecipare si mette in contatto, ci metteremo, ci accordiamo. Ricordo poi, visto che siamo in fase di dichiarazione dei redditi, che c'è sempre il discorso dell'8 per 1000, di non firmare per nessuna chiesa, che sia anche orientale o che sia protestante o che sia riformata, sono tutti quanti religioni monoteistiche, e di conseguenza nel male scegliete lo Stato, almeno avranno una finalità diversa e avranno forse una finalità veramente culturale, perché normalmente l'8 per 1000 viene utilizzato per opere di restauro di opere pubbliche o di una certa importanza. Perciò non dateli, come sempre, ai preti, perché altrimenti sarebbe soltanto un disperdo di energie e sarebbe di ripetere una situazione criminale. Firmate per lo Stato, importante, firmate. Lo Stato può anche cambiare, tanto adesso voglio buttare giù che D'Alema, per cui siete a posto, non andrà su Berlusconi, cosa volete? Meglio di così, per chi gli piace, state magari metti record. Comunque, firmate per lo Stato può cambiare, una religione è una verità, e almeno a parte la nostra che è libertà, ma insomma, e le verità non vengono modificate, perché se le verità vengono modificate sono delle fandonie, per cui vedete voi insomma. Ecco perché voglio ricordare a cosa servirà l'8 per 1000, e casomai dopo, se ci sarà tempo, nella rassegna stampa ne parleremo, ma i vescovi italiani hanno fatto un invito alle televisioni di mandare meno nudi almeno nel periodo pasquale.
Cioè, allora vi rendete conto, può sembrare una cavolata, ma già indice di cose le persone devono vedere. E logicamente se si farà una campagna contro il nudo in televisione verrà finanziata non so con che soldi, dove le andranno a prendere. Anche perché logicamente penso che sai, forse le resurrezioni con le erezioni non funzionano mai. Come diceva una vignetta. Infatti Giuliano, il disegnatore, aveva fatto una volta una vignetta e qui c'era Cristo sulla croce che diceva spero che non venga Maria Maddalena ad eccitarmi, a provocarmi, perché con le resurrezioni non riescono mai. era una battuta. Sì, visto sì. Il periodo carnevalesco della Pasqua almeno diamo un riconoscimento certe problematiche pasquali. La Pasqua è stata usata proprio per sostituire tutte le feste di primavera. No? Va bene. Ok, allora cominciamo un po' la trasmissione di oggi. Veramente abbiamo già cominciato. Ma punto è questo. Io sto facendo il mobbing e sto facendo l'agguato della tigre, no? Cioè come attrezzarsi per far fronte a un attacco di mobbing. Ma questo giovedì lo sospendo, perché? Perché tanto posso fare giovedì prossimo, giovedì dopo ancora, insomma, non è. Poi sono lavori miei, per cui verranno anche pubblicati in qualche modo. E niente, semplicemente ho preso sto libro, ho preso un altro libro, un libro pubblicato, non scritto da me, pubblicato, un certo Graham Harvey. Questo personaggio, questo Graham Harvey, insegna studi religiosi presso il collegio di Winchester, del King's Alfred's College di Winchester, e ha scritto questo libro, che tradotto col titolo italiano è Credenti della Nuova Era, i pagani contemporanei. Io l'ho preso, me lo sono letto, e in effetti è un'analisi un po' dei paganesimi visti dal punto di vista anglosassone, cioè visto dall'anglosassone. Però pone tutta una serie di questioni e di quesiti che è interessante anche comunicarli un po'. Perché questo? Perché il paganesimo, come noi lo stiamo interpretando, qui per radio voi sentite che parlo io, che parla Francesco, cioè sentite la nostra interpretazione, ma la nostra interpretazione non è che noi ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto siamo pagani, noi ci siamo trasformati col mondo e siamo diventati ciò che siamo. Per cui se le linee di tensione, se gli dèi hanno ispirato noi per trasformarci in questo modo, non è che gli dèi parlano a noi perché noi siamo dei privilegiati o siamo i mandatari della parola di qualcuno, ma parlano al mondo, cioè parlano alla sensibilità del mondo. Mondo. E molte persone sono aperte alla sensibilità del mondo e interpretano quelle cose, quei messaggi che arrivano attraverso la propria cultura, attraverso il proprio divenuto. E in questo libro l'analisi che fa intanto è molto vasta e su alcuni aspetti non sono d'accordo, ma più che altro sono aspetti culturali diversi, cioè visioni culturali diverse. E vi ricordo che il libro Credenti della Nuova Era, i pagani contemporanei, è edito dalla Feltrinelli, per cui ha una grossa diffusione, costa 33.000 lire e sta avendo effettivamente un grosso giro di vendite. E volevo proprio oggi parlare di un capitolo particolare di questo libro, ed è il paganesimo incompreso, perché con questo capitolo mettiamo in luce tutta una serie di argomentazioni che abbiamo anche noi nello scontro col cristianesimo, cioè ci permettono di chiarire tutta una serie di aspetti fra noi pagani e il cristianesimo. Pertanto oggi la trasmissione sarà dal libro I credenti della nuova era, i pagani contemporanei di Graham Harvey. Vi leggerò il paganesimo incompreso e ogni tanto ci fermeremo, tanto io e Francesco abbiamo tempo, a commentare i vari passi, no? Perché il capitolo è abbastanza lungo tutto sommato, sono 5-6 pagine, comunque ci riempie bene tutta la trasmissione senza problemi. Allora, cominciamo a leggersi il paganesimo incompreso. I cristiani evangelici, ricordate che sta parlando di un paese anglosassone, non sta parlando, potremmo dire i cattolici qui in Italia, I cristiani evangelici e i media frequentemente confondono il paganesimo con il satanismo o con qualche dottrina malvagia. Alcuni lo fanno per ignoranza, altri intenzionalmente. Per noi è sempre malafede, cioè la mancanza di conoscenza è sempre malafede. Un cristiano non è mai in buona fede. Appunto, non è mai in buona fede. A partire dalla convinzione che il demonio stia dietro qualsiasi cosa non sia l'evangelismo
o che il paganesimo rappresenti un trampolino verso l'adorazione del demonio. Cioè, frattanto, altri considerano il paganesimo come un aspetto della New Age. La distinzione, scusate, fra il paganesimo, New Age e satanismo è resa più difficile dal rifiuto di prendere sul serio la versione fornita dall'interno. Cioè, cosa significa questo? Significa che io dico ciò che è il paganesimo perché lo dico io. Ciò che dice Francesco è ciò che dice Francesco. Se io vi dico il paganesimo è questo, nessun figlio di puttana, testa di cazzo e pezzo di merda si può permettere di dire sì, tu dici questo, però intenzionalmente tu vorresti fare questo. Questo è un comportamento da figlio di puttana, da pezzo di merda, da testa di cazzo. Sto usando queste parole proprio per sottolineare anche a livello scurrile la schifezza che fanno queste persone. Non so se è un altro linguaggio. Sì, no, ma cioè, voglio fare un esempio. Cioè, quando un cristiano dice stupidamente io credo in un Dio creatore, noi crediamo che lui crea un Dio creatore, sappiamo che questo non esiste, ma gli riconosciamo la sua affermazione. Cioè, la sua affermazione la prendiamo, dopo gli ridiamo addosso, perché dal momento che un Dio creatore non esiste ti fai delle illusioni e imbrogli. Però noi accettiamo quello che lui ci dice, non è che non accettiamo. Se noi leggiamo la Bibbia, noi non diciamo dire no, la Bibbia non dice questo, noi diciamo la Bibbia dice questo perché è scritto così. Esatto. Poi logicamente la Bibbia fa schifo, è bruttissima, è una cosa criminale, noi la andiamo a contestare. Cioè, ma noi il testo, la lettera non la contestiamo. Esatto. Se un cristiano dice io gli i comandamenti, benissimo, è vero, il cristiano non dice i comandamenti, non devo dire ne hai 9, ne hai 11, ne hai 12, il cristiano dice, è cristiano perché dice i comandamenti. Ricordo che queste affermazioni fatte da Graham Harvey, non è, noi ci limitiamo a commentarle, tanto per, il libro è della Feltrinelli, Credenti della Nuova Era, i pagani contemporanei, pagina 254, per cui... Pertanto la distinzione fra paganesimo, New Age e satanismo è resa più difficile dal rifiuto di prendere sul serio la versione fornita dall'interno. Voi andate da Marco Dimitri, Marco Dimitri vi dà la sua versione del satanismo, che è diversa dalla versione del satanismo data da un altro. E se lui vi dice la mia versione del satanismo è questa, su quello dovete partire a contestarlo. Che sia contestabile, contestabilissimo, però dovete partire a contestarlo dalle sue affermazioni. Questo vale per me, vale per te, vale anche per tutti. Sì, vale per tutti. Certo che per chi ha costruito dei campi di sterminio è un po' duretta, eh? Comunque vabbè. Sì, ma per chi ha creato la palla del Dio creatore è dura. Vabbè, andiamo avanti. Satanismo, dice sempre, si è avanzata l'ipotesi che il 10% della popolazione inglese, questo lo fa normalmente il Chris, il Cis, Antonello, tutta sta gente qua, leggetevi i suoi loro articoli, si è avanzata l'ipotesi che il 10% della popolazione inglese sia composta da satanisti che cospirano, forse influenzati da un vero diavolo, per corrompere e bestemmiare contro tutto ciò che vi sia pio, buono o socialmente accettato come giusto e valido. Anche in molti altri paesi la situazione sembrerebbe la stessa, infatti anche qui in Italia vanno giù a manetta, leggetevi le interviste e vi dico, se no, se volete lo leggo io. La verità, la verità non la dico io, la dice sempre Graham Harvey, è che esistono meno di 100 satanisti dichiarati in tutta l'Inghilterra, cioè in tutta l'Inghilterra ci sono meno di 100 satanisti dichiarati, e anche altrove le percentuali non sono certo più alte. Cioè, vi assicuro, è effettivamente così. Per queste persone il satanismo consiste in una serie di tecniche che permettono agli individui di affermare, sviluppare ed esprimere se stessi e di fare ciò che vogliono nel contesto di una spiritualità individualista. Non richiede una fede nel Satana del Pantheon cristiano, anche se prospera sull'immagine sinistra e sull'ostilità che tende a evocare nei cristiani e nei media. Il satanismo è una forma polemica ben documentata di autoreligione e non ha la forza o la capacità sufficiente per guidare una congiura. È chiaro questo? Cioè, tutti quelli che dice chissà cosa farà i satanisti sono tutti in mala fede. Volutamente, perché devono intenzionalmente creare una situazione di allarme sociale all'interno della quale sviluppare delle vere e proprie azioni terroristiche nei confronti dei singoli individui che non sono in grado di difendersi. Questa frase io ve la sottoscrivo un milione di volte davanti a qualsiasi tribunale, non c'è nessun problema. Il satanismo
Tale affermazione non rappresenta una liquidazione semplicistica di altre accuse rivolte al satanismo. Cioè, non è che chi pratica il satanismo non sia un figlio di puttana, non faccia violenze, non vada a buttare su tombe, cioè non significa questo. Ma si basa su prove disponibili a chiunque desideri affrontare la questione, cioè su prove reali. L'unica ragione per cui questi dati esagerati continuano a circolare è che i cristiani evangelici, cioè nel nostro caso i cattolici, presentano le loro idee come se fossero prove di fatto, cioè presentano la loro credenza in Dio. Sì, ma non solo la credenza, cioè neanche le loro affermazioni, perché Claudio ha citato prima ad esempio un personaggio dell'Aris, questo in un'intervista diceva: i satanisti sono pericolosi perché non hanno neanche pentiti, sono talmente occultati, talmente rigidi che non esistono neanche pentiti. Non l'ho neanche citata perché è talmente squallida sta roba. Questa è un'affermazione che ho trovato sul Gazzettino, esatto. Cioè, ma questo crea terrore, perché siccome la mafia ha i pentiti, i satanisti no. Ma vabbè, allora in questo i cristiani si sentono giustificati dal fatto che la Bibbia sembra pretendere una fede nell'esistenza del demonio e di streghe malefiche. Le streghe malefiche devono esistere perché la Bibbia lo pretende. Il fatto che questi testi sulle streghe siano assai vaghi nei contenuti li ha resi ancora più efficaci nel corso della storia cristiana. Qualsiasi accusa poteva essere sostenuta da un testo che non specificava che cosa fossero queste streghe e quali fossero le loro credenze e attività. Cioè, cosa qualifica una strega? Niente viene detto, è il nome. Per cui col nome, con l'accusa che io ti faccio, tu sei una strega, ti posso bruciare. Esatto, non perché io qualifico un'azione e dimostro che tu hai fatto quell'azione, ma solo perché io dico che tu sei una strega, io ti posso bruciare. Questa è la logica dell'Inquisizione. Non sto dicendo io, eh. È Graham Harvey, uno studioso di religioni, pubblicato da Feltrinelli, pagina 255. Se questo fosse semplicemente un aspetto delle diversità, vediamo un attimo, un aspetto delle diversità tra due tradizioni religiose, discuterne sarebbe interessante. Ma dato che in molti paesi ci sono state persone arrestate e accusate di violenze sataniche o violenze rituali, la questione è diventata più rilevante. Pochi degli accusati erano pagani e neppure satanisti. L'unico elemento ricorrente in un gran numero di casi era la presenza di un terapista o consulente che diceva di aver identificato una vittima di presunte violenze e promuoveva un'azione legale con l'accusa di violenze rituali. L'unica questione all'interno comune in tutte queste robe era che c'era gente dell'Aris, gente del Cris, gente del CIS, gente come Ferrari, gente come Darè. Questa gente che andava affermando l'agese del satanismo, l'agese sta una roba rituale. Vi ricordate i ragazzi di Foggia che ha detto là i pagani, esatto, sta un sacrificio a Iside? Ecco, questo è. Non che ci siano delle azioni, che non ci siano delle azioni fatte in quei termini, ma quasi tutti i processi hanno visto questi personaggi, questi terroristi, partecipare con un stato di accusatori. Cioè abbiamo l'Inquisizione. Alla cattolica, cioè la vecchia Inquisizione non c'è altro che ancora adesso, tanto per essere chiaro. Non lo dico sempre io, è Graham Harvey, da Credenti della Nuova Era. Aspetta, perché siamo solo all'inizio, io me lo sono letto, ma è veramente da... Esiste una nutrita documentazione sull'argomento, ma in questa sede stiamo affrontando il problema del rapporto dei pagani con gli altri. Un simile incitamento all'odio religioso, infatti perché a noi ci tagliano le sale, assume tuttavia una dimensione più ampia. Due volte all'anno i media, attenzione, due volte all'anno i giornalisti chiamano per telefono tutti i loro contatti del mondo accademico o tra i rappresentanti pagani al solstizio estivo per la stagione leggera, vogliono storie di druidi in modo da poter veicolare la solita ironia benevola sugli eccentrici, i coglioni, e questo l'ho aggiunto io, e per Halloween
appaiono disperatamente alla ricerca di storie sinistre, di malvagità nei boschi, di danze oscene intorno ai falò, di orge e sacrifici umani. Cioè, tutte queste storie vengono fatte dalla morbosità dei giornalisti. Basta pensare al successo del film The Blair Witch Project. Esatto. Non lo sto dicendo io, questo qua lo dice Graham Harvey. Non fa altro che confermare quello che da 4 anni vi stiamo dicendo da Star Wars. E non è un nostro amico. E non è un nostro amico, anche se la sua persona mentale... Sì, è... non lo conosciamo di persona, non abbiamo contatti. Cioè, io non sapevo della sua esistenza, prima di aver... Cioè, io ho comprato il libro... perché avevo letto una recensione su un quotidiano e l'ho preso tutto quanto alla... Premetto che io l'unica recensione che ho visto fatta di questo libro è uscita sul Sole 24 ore. Andiamo ancora avanti. Intanto il Witchcraft Act non è ancora stato cancellato nel Queensland, vedremo che cos'è questa roba, e c'è chi vorrebbe vederlo ripristinato anche in Inghilterra. In molte comunità rurali del Nord America è ancora pericoloso identificarsi come strega. In Sudafrica, c'è l'azione contro le streghe, il Witchcraft Act, che in larga misura colpisce la stregoneria tradizionale, Sangoma, può anche essere applicato ai pagani, specie agli appartenenti all'arte delle streghe. In vari paesi, librerie e negozi che vendevano materiale occulto sono stati costretti a trasferirsi o a chiudere. Le argomentazioni razionali non sono una risposta efficace nei confronti di simili ondate di panico. A questo punto, però, dovrebbe essere possibile semplicemente dichiarare che il paganesimo non è satanismo, non ha posto per il diavolo o per la fede di un male ontologico. La sua cosmologia non ha spazio per una battaglia fra le forze del male e quelle del bene, combattuta per le anime degli esseri umani, che possono essere attratte verso il paradiso o verso l'inferno. La maggioranza dei pagani considera il satanismo come un aspetto del cristianesimo, e questo ve l'ho già detto parecchie volte, no? Pochi sono i satanisti che si dichiarano pagani. Esiste qualche satanista che si dichiara pagano. Alcuni si considerano vicini ai maghi rituali del sentiero della mano sinistra. Altri dichiarano che la fede satanica, secondo cui ognuno di noi è il proprio Dio, li rende politeisti e perciò, secondo alcuni dizionari, pagani. Noi accettiamo quello che gli altri ci dicono, sì, ma non per questo lo facciamo nostro. Esatto. C'è chiaro? Noi valutiamo sempre il contenuto, non le sigle. Esatto. Il contenuto e non le sigle, no? Quando la sigla corrisponde al contenuto, allora va bene, cioè non c'è problema. A me è successo di trovare addirittura un testo in francese di un prete cattolico, si chiamava prete cattolico pagano. Sì, cioè, troviamo un po' di penso che non avrei molte cose da spartire con uno che è ancora prete cattolico, nella chiesa cattolica si dichiara prete cattolico pagano. Anche se si dichiara pagano, le differenze sono sostanziali. Certo. Come autoreligione individuale, il satanismo mai si adatta al cristianesimo o al paganesimo, per quanto possa attingere al rovesciamento stereotipo del primo fatto da Halloween, ma è probabile che simili argomentazioni riescano a convincere gli esorcisti cattolici che le divinità pagane, gli elementi, i geni loci e le fate sono solo spiriti demoniaci. Cioè solo gli esorcisti cattolici può arrivare a fare una roba del genere. Il termine evangelico lo leggo come cattolico perché è più comprensibile. New Age. Se il satanismo viene confuso con il paganesimo per le voci che insistono sul loro comune interesse per il lato oscuro, la New Age si distingue dal paganesimo per la sua ossessione nei confronti della luce. Tra i due movimenti esistono somiglianze, ma non più di quante altre diverse ve ne siano fra il cristianesimo e la New Age. Noi consideriamo la New Age cristiana praticamente. Esatto, anche perché parlano di un cristico universale, esatto, di una concezione cosmica, noi con Cristo abbiamo ben poco da spartire, a parte il fatto di riconoscerlo come criminale. Sì, esatto. Margot Adler dice, c'è un modo di dire divertente nel movimento pagano. La differenza fra pagano e New Age è 1-0, questo è in America,
Un seminario di 2 giorni di meditazione con un istruttore New Age costa $300, mentre lo stesso tenuto da un pagano ne costerebbe 30. Io e Francesco, da 4 anni che veniamo qui in radio, vi abbiamo fatto lezioni di stregoneria superiore, perché chi ha capito ha capito, gli altri sono fatti. Vi avevo fatto praticamente un corso di stregoneria superiore in 4 anni, che l'avreste pagato milioni di dollari, anche se gli stregoneria per avere molto meno in New Age. I pagani dichiarano che questo zero è emblematico della New Age, vista come un fenomeno borghese bianco in cui salute e ricchezza sono indici privilegiati di spiritualità. La New Age celebra la modernità, ma cerca di permearla di una spiritualità appropriata. I pagani associano frequentemente la New Age a una visione del mondo a nuvolette rosa. Il loro cosmo è un luogo generoso, pieno di amore e di abnegazione, tutto dolcezza e luci, i leoni non mordono e le spine non graffiano. La povertà e la malattia sarebbero il risultato di una cattiva azione sul piano spirituale o dell'incapacità di pensare positivamente. Sì, vaglielo a dire in Sudan. All'umanità viene permesso di inquinare il mondo e distruggere le specie come parte di un processo di apprendimento, sì, dico la natura questo. Gli animali e le piante cedono la vita a favore di questo bene comune e cosmico, sì. Non è cristianesimo questo? Sì, esatto. L'evoluzione umana, cosmica e globale, dipende dal pensiero positivo dell'umanità, dalla sua capacità di abbracciare la luce e trascurare le tenebre, guardando allo spirito piuttosto che alla materia. Questo per noi è cristianesimo, tanto per essere chiari. È vero che molti seguaci della New Age celebrano le festività stagionali che i pagani identificano come proprie, ma le combinano con un programma e con una metafora redenzionistica o millenaristica che non ha nulla a che vedere col paganesimo. Anche New Age descrivono la terra come madre, ma in un modo che rafforza i vecchi dualismi del maschio cattivo, razionale e alto, e della femmina bassa, ricettiva e più bassa. La femmina passiva, scusate, ricettiva e più bassa. La pretesa di captare presunte saggezze da augusti maestri, angeli, deva e altri, è propria della New Age e suscita notevole diffidenza fra i pagani, per i quali i seguaci di tale tendenza spirituale, se affrontassero onestamente la loro oscurità, sarebbero spinti ad ammettere che i messaggi all'acqua di rose, a proposito dell'essere persone più carine e dei pensieri più positivi, provengono dai loro io. E questo lo sottoscriviamo, non c'è nessun problema. Non c'è nulla da aggiungere. Nella New Age la spiritualità è di gran lunga più importante dell'illusorio mondo materiale o dell'esistenza. La possibilità di affrontare i costi esorbitanti, a volte proibitivi, degli eventi New Age concede ai suoi beneficiari, la quantità di tempo libero necessario a indulgere in un continuo egocentrismo. Le opinioni pagane sulla New Age, giuste o meno che siano, indicano comunque un rifiuto dell'equiparazione a tale tendenza spirituale. I due movimenti appaiono simili perché celebrano le stesse festività, citano alcune delle persone non umane, per esempio elfi e fate, usano la visualizzazione e la meditazione, attingendo ecletticamente da idee e tecniche sudasiatiche, native americane e sciamaniche, per esempio i chakra e le campane sudatorie, e si rifanno ampiamente a testi di astrologia, geomanzia, antropologia e mitologia celtica. Ma la miscela di questi elementi può produrre atmosfere e azioni molto diverse. I Deva di Findorn, una comunità New Age in Scozia, sono molto più carini e cosmici delle rispettose fate locali esperite da molti pagani. Il paganesimo respinge la denigrazione gnostica della materia e dell'oscurità così prevalente nella New Age e celebra il mondo come reale e oggettivo.
anche quello che non conosco è oggettivo. Tutto ciò che mi sfida, tutto ciò che mi viene incontro è oggettivo. Sì, voglio ricordare una cosa che poi la New Age tende sempre ad appropriarsi per deformare le cose. E noi già in passato avevamo ricordato che i Dakota, una popolazione appunto di peli rossa americane, avevano fatto dei messaggi e dei comunicati contro la New Age, perché la New Age poteva benissimo appropriarsi dei loro riti, ma non potevano dire che erano riti Dakota. Certo. E di conseguenza avevano invitato chi apparteneva alla realtà Dakota di passare anche all'azione diretta contro queste carnevalate della New Age. L'azione diretta non significa sparargli, significa fare controinformazioni. Sì, cioè, sì, perché uno può anche, ed è giusto che uno inventi qualcosa, ma che non dica le cose che gli altri hanno fatto sono quelle che io dico, cioè, certo, vanno sempre riconosciute. Perciò io faccio delle cose nuove, posso dire mia propria, utilizzo, ma non dico che è la cosa degli altri, è la mia realtà, è la mia realizzazione. Cioè io posso prendere anche riti da altri, ma diventano miei nella misura in cui li prendo. Non è che quegli altri sono quello che faccio io. Cioè io prendo il paganesimo romano, lo prendo e lo trasformo. Non è che i romani fossero necessariamente, come dico io, sono le visioni che appartengono all'universo di cui io mi approprio, sono le storie di cui io mi approprio, e dopo le trasformo nella cultura moderna. Ma è il mio paganesimo, quello di Francesco, quello sì, nostro. E la propria trasformazione è proprio comprendere il mondo, cioè nel suo dire, e non scimmiottare le cose, perché appunto soltanto i cristiani hanno quello di scimmiottare sempre l'esempio di Dio. Noi diciamo sempre devi realizzarti, puoi prendere qualsiasi ricchezza dal mondo, l'importante è che tu sappia utilizzare questa ricchezza. Mi dispiace per chi non ha registrato questa trasmissione. Il paganesimo respinge la denigrazione gnostica della materia e dell'oscurità così prevalenti nel New Age e celebra il mondo come reale oggettivo. Non associa la guarigione al pensiero positivo o alla soluzione dei problemi. Di sicuro la sua magia afferma che il mondo può essere cambiato e che tutto ciò che viene fatto influenza ogni altra cosa, ma respinge sia la tendenza a incolpare la vittima, sia la negligenza razionalizzata rispetto alle questioni della giustizia sociale che identifica come endemiche nella New Age. Come dice Michel York, come ulteriore contrasti troviamo nei neopagani un lato teatrale e ritualistico che è decisamente assente nella New Age. Il neopaganesimo abbraccia anche l'idea e la pratica rituale simbolico sacra del sesso. All'interno del New Age troviamo pochissimo o nessun uso della metafora sessuale. La sessualità ha poco spazio nella New Age per almeno due ragioni. In primo luogo richiederebbe una celebrazione più pagana della corporeità. In secondo, diminuirebbe la rispettabilità della propria immagine. Anche se i druidi e l'esatru catturano la maggior attenzione da parte dei media che l'arte delle streghe, la quale non risparmia le parole nell'esprimere la propria posizione antagonistica, entrambi condividono una sfida allo status quo del tardo capitalismo che è completamente estranea alla New Age. Assieme alla teatralità e alla sessualità, York avrebbe potuto anche notare l'umorismo che caratterizza molti raduni pagani, in contrasto con la seriosità degli eventi New Age. Noi abbiamo Priapo, abbiamo Baco, abbiamo Dioniso, abbiamo la felicità, la durezza e l'impegno, abbiamo le furie e abbiamo i lati piacevoli e socievoli. Esatto. Certo che voi avete, quando io parlo per radio, io sono meccanico, un apprendista stregone, un guardiano anticristo, devo portare avanti un'azione ben precisa, per cui mi troverete sempre molto duro, però insomma il godere del vino di Bacco e dei piaceri della vita non mi sono mai tirato indietro. E ogni pagano non si è mai tirato indietro. Ogni pagano non si è mai tirato indietro. Ognuno per il suo lato e ognuno per il suo piacere. La New Age costituisce forse la tentazione gnostica della spiritualità postmoderna. La sua influenza sul paganesimo certamente preme in questa direzione. Il paganesimo potrebbe costituire il radicamento terreno della New Age, in grado di controbilanciare la sua tendenza a lasciarsi trascinare verso i regni illusori del puro spirito trascendente. Questo qua se lo prendono dove che va bene, cioè il paganesimo fa i pagani, e esatto, New Age se si tira fuori. I suoi problemi si risolve. Da tale analisi si potrebbe inferire
che le due tradizioni corrono parallele per parte del viaggio. La New Age diffonde la perenne saggezza della teosofia, sì, come no, in cui il significato della natura è da ricercarsi nelle realtà spirituali, mentre solo superficiale è l'attenzione verso le realtà sociali e politiche della vita. Il paganesimo, da parte sua, è in contatto sensuale con la natura e deriva da una critica della modernità che corrisponde ai bisogni del postmoderno. Tutti i rami del paganesimo sono stati influenzati dal femminismo, mentre la New Age propone alle donne una subordinazione tipicamente patriarcale alle voci o ai leader maschili. Il centro dell'attenzione per il paganesimo è la natura. Le festività pagane non sono soltanto forme di evasione, ma stimolano un impegno più profondo sulle questioni ambientali e anche nell'azione diretta contro ciò che aggredisce la terra. Scopo del paganesimo, se un concetto simile può essere distillato senza fare violenza alla molteplicità delle esperienze e delle sperimentazioni pagane, è la ricerca di vie che siano più affermative della vita, affinché gli esseri umani possano vivere con i loro vicini non umani. Il centro della New Age è l'umanità, alcuni direbbero l'uomo. Il suo programma è quello di facilitare un salto in avanti dell'evoluzione umana passando per la spiritualità personale. E qua non c'è assolutamente mediazione, cioè proprio sono due cose assolutamente diverse. Affrontare la diffamazione. A partire dagli anni 70, i pagani si sono sentiti sufficientemente sicuri per manifestare all'esterno la propria esperienza e visione del mondo. Alcuni eventi e cerimonie restano privati, tipo quelle che facciamo noi. Noi sono sempre privati, sono sempre riservati, ma sono anche sempre pubblici. Alcuni eventi e cerimonie restano privati, ma sono sempre di più le occasioni sulle quali gli estranei sono benvenuti. Nella maggior parte delle città inglesi si tengono incontri mensili nei pub, alcuni per ascoltare presentazioni o conferenze, altri per scopi puramente sociali. A Londra ogni settimana accade qualcosa. In Nord America il circuito delle festività è ormai radicato, almeno quanto quello dei pow-wow, non so cosa siano. Sì, sono i raduni delle varie festività dei peli rossi americani. Sì. Delle prime nazioni native. Per tutta l'estate è possibile almeno teoricamente vagare da un raduno all'altro. Esistono innumerevoli pubblicazioni pagane e siti web che scambiano informazioni, idee, rituali, ricette, notizie, opinioni, pettegolezzi, storie, recensioni, libri, folklore o tradizioni a proposito di animali, piante, rocce, uccelli o altro ancora. A proposito di questo, questa settimana mi ha scritto un sito pagano di un circuito americano che c'è scritto dentro, per cui siamo linkati anche su un sito pagano. Oltretutto questa qua, che gestisce il sito, è una pagana che conosce l'italiano e la sua azione è quella di far diffondere in America la stregoneria e il paganesimo italiano. Sì, beh, infatti esiste anche una lista di discussione. Si chiama Sister in Stregheria, sì, che appunto è una mailing list, praticamente un gruppo di discussione in cui proprio si parla del paganesimo, della stregoneria americana. E noi alcune volte abbiamo citato il libro Aradì, il Vangelo delle Streghe, quello da Leyland. Avremo occasione di ritornarci sopra, ma ad esempio Leyland era uno studioso inglese di stregoneria del passato, è vissuto fino agli anni 60, è stato in Italia, cioè è stato nel secolo scorso, mi confondevo con Gardner, e aveva avuto da una strega toscana proprio questo Aradì, che era il Vangelo delle Streghe. Pensate che questo testo è uscito per moltissimi anni nei paesi anglosassoni, solo 3 anni fa un gruppo di amici di Milano l'hanno tradotto in italiano, ed è uscito anche in italiano. E esistono appunto proprio gruppi americani che si occupano soprattutto di questa stregoneria italiana. In effetti ci hanno linkato, cioè ci hanno praticamente riconosciuto sia come pagani che come apprendisti stregoni, anche perché tutto sommato abbiamo un tale peso sui siti e si fa spavento rispetto a loro, solo fanno fatica a tradurre tutto, cioè a parte il pezzo che è in inglese, il resto fanno abbastanza fatica a tradurlo. E in ogni caso sono venuti fuori anche la casella postale, cioè le mail e tutti i dati per entrare in contatto. Per cui tutte le persecuzioni che riceveremo qui in Italia, che abbiamo ricevuto, saranno rimandate in America, per cui gli Stati Uniti sapranno
che qua in Italia i cattolici praticano attività contro i pagani, insomma, tanto per essere chiaro. Non tutti i pagani rendono pubbliche le loro credenze e pratiche. Per alcune persone, in determinati luoghi, la cosa rimane rischiosa o sconsigliabile. Basta ricordare l'amico Silvano, a cui sua figlia, il prete, era massacrata, insomma. In ogni caso, il paganesimo risponde ai fraintendimenti, alla disinformazione e alle diffamazioni sul suo conto con l'apertura caratteristica di ogni altra tradizione religiosa. Esistono gruppi specifici come l'inglese Subculture, Alternative Freedom Foundation, Fondazione per la Libertà delle Sottoculture Alternative, che sorveglia i media e risponde con forza a tutto ciò che percepisce come errato, insultante, prodotto di cattiva informazione o influenzato negativamente dalla propaganda cristiana fondamentalista. Il Pagan Educational Network, PEN, rete educativa pagana, sta istituendo gruppi semiautonomi negli Stati Uniti, i cui programmi educativi prevedono campagne per estendere a tutti il diritto di libertà religiosa garantito dal primo emendamento. Ricordate che un pagano non dice io voglio per me la libertà, ma dice io voglio che per tutti ci sia libertà, esatto, perché questo garantisce la mia libertà. Cioè, non è la setta che dice io voglio dei privilegi all'interno del sistema sociale, ma io voglio migliorare il sistema sociale perché questo garantisce il mio miglioramento. Questa è la mentalità pagana, che non ha niente a che vedere con la mentalità cristiana. Basta pensare al semplice fatto che è successo, che di quella bambina musulmana che aveva chiesto di uscire prima per partecipare, sì, a un rito religioso, e un vescovo, un cardinale ha detto è stato giusto impedirlo perché va tutelato il diritto della maggioranza cattolica. Quel criminale di Biffi, sì. È un criminale, basta. Il lavoro di questi gruppi è agevolato dalle agenzie nazionali di coordinamento. I loro sforzi sfociano talvolta in espressioni di pubblica ammenda da parte delle testate giornalistiche. Non ho ancora sentito il Gazzettino, ma quando diventeremo abbastanza forti pagheranno in moneta sonante, cioè quello che hanno fatto finora. Beh, bisognerebbe anche riconoscere che tutte le conferenze che abbiamo fatto sulla paura, infatti, le hanno tutte quante pubblicizzate. In effetti ogni tanto accumulano qualche attenuante. No? Sì, perché voglio ricordare, ad esempio, tanto per fare un esempio, che a San Diego ci è stato impedito di fare conferenze sulla paura. E il Gazzettino di Patova ha pubblicato sugli appuntamenti tutti e quattro, sì, gli appuntamenti. Infatti ogni mercoledì sul Gazzettino di Patova usciva l'annuncio della conferenza. È riconosciuta, la riconosco come un attenuante abbastanza importante rispetto a tutto quello che ho da dire. Ma la loro opera probabilmente più efficace è la diffusione preventiva di informazioni e cronache corrette, che se non altro hanno il merito di far sentire entrambe le campane. Per esempio, ogni anno gli evangelici, cioè tipo i cattolici, cercano di persuadere la gente che Halloween è una celebrazione maligna. Beh, credo che sia Alleanza Nazionale quest'anno che ha fatto una mezza campagna contro Halloween, no? E basta pensare che a Vicenza è stato un gruppo cattolico che ha chiesto al sindaco un'ordinanza, sì, per impedire che i negozi esponessero qualcosa che avesse a che fare con Halloween. Fate un po' voi. Cioè siamo proprio alla demenza. Vabbè. I pagani rispondono un po' più sobriamente che Halloween è la festa nella quale i cristiani onorano i propri defunti e i pagani continuano nell'usanza. Beh, insomma, poverini. Comprensibile, non accettabile, ma comprensibile. Quantità e qualità delle risposte pagane ai media variano, così come dovrebbe essere in una tradizione. Ti fermo. Io, siccome ho partecipato a diversi Halloween, voglio dire una cosa, cioè che il libro logicamente risente anche della traduzione in italiano. E comunque il ricordo dei morti fatto in Halloween è diverso dal ricordare dei morti dei cristiani, sì, logicamente, sì, sì. Cioè, non è il contenuto, dicono, cioè, i cristiani onoravano i morti, anche i pagani onorano i morti, logicamente nessuno va a pensare che vivano in qualche paradiso, certo, o che ci sia qualche redenzione o ci sia qualche purgatorio in cui queste anime sono sofferenti, che bisogna pregare per loro, cioè, anche solo il ricordo di una persona morta è importante, perché già il ricordo è una forma, diciamo, di chiamola di sopravvivenza. Non andiamo a pensare al discorso delle anime beate in attesa del giudizio universale, questo lo pensano i cristiani, cioè sono la morte, la riconoscono tutti e non è contestabile, perciò anche i pagani riconoscono la morte e ricordano i loro defunti. Ed è proprio perché sanno che cos'è la morte, che affrontano la vita in maniera diversa.
Allora, una tradizione c'è il pluralismo, dunque quantità e qualità delle risposte pagane ai media variano, così come dovrebbe essere una tradizione che celebra il pluralismo, la diversità e la partecipazione attiva da parte di quante più persone possibile. Michel York ha sostenuto che organizzativamente il paganesimo si adatta al modello SPIN, è un segment policentric, una rete segmentata policentrica integrata. La validità di un simile costrutto è illustrata dalla diversità, solo parzialmente coordinata, delle risposte alle notizie negative o false trasmesse dai media sui pagani e il paganesimo. Queste caratteristiche rendono anche difficile scrivere in maniera definitiva ciò che i pagani credono e fanno. Ritorneremo nuovamente su questo punto. Che dici? D'accordo. Tanto, siamo alle 15.52, abbiamo ancora 20 minuti. I pagani si concepiscono come parte di un movimento religioso presente in diverse tradizioni. Noi avevamo detto devi seguire questa tradizione. È una scelta individuale, esatto. Nostra. Nonostante si configuri come una spiritualità distinta dalle altre, per alcuni aspetti è anche simile a esse. I pagani hanno opinioni diverse al proprio interno in merito alle religioni e a come queste si rapportino positivamente o negativamente nei loro confronti. Per alcuni pagani il cristianesimo, con le sue gerarchie, il patriarcato, la demonizzazione della fisicità e la lunga storia di persecuzioni, è il peggio che si possa immaginare. Ed è vero. Beh, con Gesù di Nazareth e l'infamia umana io penso di essere arrivato al massimo, forse qualcun altro dopo arriverà ancora oltre, insomma. Penso che quando uno va a descrivere o va a raccontare quello che effettivamente è Gesù Cristo, penso che più in basso e più criminale di così sarà ben difficile che qualcuno riesca a elaborare. Cioè, si potrà soltanto cercare di imitare Gesù Cristo nella criminalità, ma realizzare una criminalità maggiore di quella di Gesù Cristo sarà ben difficile. Altri ritengono che la cristianità celtica costituisca una sorta di ponte fra le due religioni. Noi non siamo di questo avviso, assolutamente. Pochi pagani considerano la propria tradizione come unica portatrice di verità. Nessun pagano considera questo. Per lo più sono pronti ad accettare l'idea che la divinità sia più grande di ogni sua singola interpretazione o visione e che in tutto c'è del buono. Noi abbiamo detto che non siamo molto d'accordo su questo. Diversi cristiani, anche perché la contraddizione sembra fatta da due parti e la soluzione della contraddizione è quello che costruisce vita, per cui siamo sempre là, insomma, c'è bisogno di scegliere. Diversi cristiani partecipano con evidente piacere alle festività pagane. Non di meno, nel dialogo con i cristiani, per aperto che sia, appare chiaro che i ponti sono illusori. I cristiani tendono a pensare che la loro posizione secondo cui Gesù è l'unico Redentore sia il principale ostacolo nei rapporti con i non cristiani, ma per il paganesimo e per la maggior parte delle altre religioni il problema della salvezza semplicemente non esiste, non si pone. L'incarnazione centrale nel dogma cristiano non può trovare posto in una tradizione incentrata sulla natura o influenzata dal femminismo. Si giunge così al vero problema. Anche i più verdi fra i cristiani devono a un certo punto fare i conti con determinate affermazioni bibliche e tradizionali secondo cui la natura ha bisogno di essere redenta. La terra rimane al massimo una scuola che prepara l'umanità per un'altra dimora, per un luogo dove i leoni non divorano gli agnelli, dove non esistono il sole e la luna, i movimenti tettonici, la sessualità e dove nulla muore mai. Nulla di tutto questo esiste in natura o nelle speranze pagane per l'aldilà. Esiste una differenza abissale fra il cristianesimo che incoraggia una netta separazione dalla natura, così come viene oggi percepita, e il paganesimo che nella natura è di casa. Riconoscere tale dato di fatto presenta il vantaggio di dischiudere le porte a un vero dialogo. Il problema con la natura è questo, cioè perché noi, almeno io personalmente, ce l'ho coi verdi. Non è che ce l'ho coi verdi perché i verdi sono verdi. Ce l'ho coi verdi perché considero la natura dal punto di vista cristiano, cioè un oggetto da curare, da possedere, da salvare, da tenere bene.
Questo atteggiamento, che è un atteggiamento tipico dei cristiani, si rivolge alla natura come un oggetto di possesso, cioè non è la natura all'interno della quale io vivo, mi muovo, faccio le mie battaglie, costruisco la mia vita, ma è un attrezzo che uso e che magari lo devo tenere pulito perché mi può sempre servire, sì, ma è un attrezzo, è un oggetto. Anche perché lei considera incapace di qualsiasi volontà, di qualsiasi esatto. capacità, cioè la considero natura morta, cioè nel senso che se non sono io che sono il creatore, che detengo il potere a mantenerla, la natura è destinata a morire in quanto sono io che gli do l'anima, che gli do la possibilità di vivere, altrimenti se non ci sono io la natura certo. muore. Cioè, nel senso, è un discorso proprio tipicamente monoteistico, cioè del detentore del potere e del creatore delle cose. Per un cristiano è impossibile pensare a un albero che sia portatore di pensiero astratto, invece gli alberi, le piante sono portatrici di pensiero astratto. Il fatto che non abbiano le corde vocali, che non abbiano le parole con cui esprimono, significa che non lo esprimono, siamo noi che siamo incapaci di esprimerlo. Vi ricordo che anche i delfini conoscono i vocabolari e la grammatica degli umani, anche le scimmie e i gorilla hanno imparato la grammatica degli umani pur non avendo tutto a posto. È l'uomo che non riesce a imparare la loro grammatica. Fai l'esempio più semplice: il silicio, che si è abituato a ragionare come noi con i computer. O no? Insomma, è molto stirata la faccenda, comunque. È una battuta. Come battuta è perfetta. Esistono pagani antisemiti, ma gli ebrei pagani, Yewitcher, da Yew ebreo e witch strega, non sono rari, specialmente negli Stati Uniti. Asphodel Long ha analizzato l'antisemitismo basato sulle accuse, sempre meno frequenti, secondo cui gli ebrei sarebbero responsabili della distruzione patriarcale, del matriarcato e della biura della dea. Beh, questo c'è anche nella Bibbia, non è che sia un'invenzione. Che il linguaggio delle accuse replichi quello usato in 2000 anni di antisemitismo cristiano, specie nell'accusa di deicidio, avrebbe potuto far capire ai proponenti che stavano riprendendo un abominevole stereotipo. D'altra parte, molti pagani sono consapevoli dei legami più solidi che esistono fra ebraismo e paganesimo. L'ebraismo viene fuori direttamente dal paganesimo, cioè prende alcune cose e le trasforma, dopodiché le trasforma, e la trasformazione ulteriore è il cristianesimo, per cui c'è un processo di trasformazione. Tanto più noi come pagani siamo lontani dal cristianesimo, tanto più riconosciamo nell'ebraismo una deformazione del paganesimo più vicina a noi. È come dire, la gran parte delle porcate del cristianesimo, cioè molte delle porcate del cristianesimo, sono state inventate da Cesare Augusto, da necessità di imperio, per cui e poi il cristianesimo le ha perfezionate, cioè delle porcate fatte a livello civile, a livello di conquista, a livello per necessità politiche, il cristianesimo le ha trasformate in dogmi divini e li ha imposti agli esseri umani, per cui questa è l'aberrazione che ha fatto il cristianesimo. Però è chiaro che le religioni più sono antiche, più si avvicinano alla forma di quello che è la loro fonte d'origine, che è il paganesimo. Sì, ma infatti ad esempio sul ciclo delle conferenze sulla paura, all'inizio io avevo detto, appunto, se voi andate ad esempio a leggere dal punto di vista anche della simbologia la storia del figliol prodigo, che alla fine va a escordare dei maiali o dei porci, anticamente il maiale era un simbolo della grande dea, di conseguenza era chiaramente che lui faceva uno spostamento che usciva da una realtà dominante e unica e andava verso una nuova realtà, cioè dal punto di vista religioso. Ci sono molti simbolismi appunto all'interno anche di quel libro criminale che è la Bibbia, in cui dice chiaramente che esisteva un culto della grande dea presso gli ebrei. Poi sul discorso dell'antisemita, per me c'è sempre il problema della traduzione, perché esiste la differenza appunto tra antisemitismo e antigiudaismo. Anche nell'antichità non esisteva l'antisemitismo, esisteva l'antigiudaismo, perché reputavano assurdo che una popolazione discriminasse un'altra popolazione solo per motivi religiosi. E difatti, di fronte ad esempio alle minoranze greche che erano presenti appunto in Palestina, le altre popolazioni non comprendevano perché delle persone dovevano essere sottomesse o trattate male soltanto perché avevano una divinità di riferimento diversa. Sì, comunque è sempre stata una questione di legittima difesa, solo che l'importante è che ci sia una società civile che sappia bloccare ogni manifestazione di questo tipo. Cioè si fa guerra religiosa nel senso che ci si scontra sulle idee, ci si scontra sul pensiero, ci si scontra su quello che è, sono gli strumenti che la società civile mette a disposizione.
basta, cioè tutto inizia là e tutto deve finire là. Nessuna delle due tradizioni, cioè pagani e ebrei, fa proselitismo, offre la salvezza o crede di detenere tutta la verità del mondo intero. L'esperienza di appartenere a una minoranza fraintesa e travisata può produrre somiglianza fra ebrei e pagani. Ancora una volta però è la natura il maggior punto d'incontro. L'esperienza più comune in entrambe le religioni è la celebrazione di festività stagionali con rituali evocativi che rivelano la natura ciclica del tempo. C'eravamo, questa storia antica è la nostra situazione attuale e la nostra speranza nasce dal nostro passato. Che i cibi siano veri gioca un ruolo importante. Il vino può essere celebrato come frutto della vite, non solo come simbolo di qualcosa di spirituale o salvifico. La stregoneria di Star Wars è stata profondamente influenzata dalla tradizione regolare ebraica, piuttosto che da ciò che certuni immaginano fosse la religione israelitica del periodo pre-matriarcale. Sono certa che numerosi aspetti del mio lavoro siano molto ebraici a livello viscerale o intuitivo, specie la concezione dello spirituale e del politico, una spiritualità non rimossa dal mondo, ma facente parte del mondo, vissuta nel mondo. Il monoteismo ebraico è un problema per i pagani, anche se si potrebbe osservare che gli ebrei dicono «il nostro Dio è uno», un po' la maniera in cui le canzoni d'amore dicevano «il mio amante è l'unico», in quanto tradizione propria di un popolo che onora la natura e afferma il mondo, l'ebraismo. Allora, io qua andando interrompo, cioè siamo arrivati a essere concepito come un tipo particolare di paganesimo. Interrompo perché questo? Perché fra noi e il monoteismo comunque è la verità rivelata, qualunque essa sia, non c'è nessun legame, cioè non c'è nessuna relazione. Cioè, se mi viene un Dio a dirmi io ti rivelo la verità, io ti rivelo qualcosa, prima di tutto valuto se quello che mi dice mi è utile. Se quello che mi dice non mi è utile lo butto via, cioè lo mando a cagare, cioè, non ho bisogno del Dio cosa mi dice o cosa non mi dice, sono io che devo andare ad affrontare e costruire la vita. A questo proposito stasera, non so, vi leggerò un pezzettino della concettualità diversa, cioè nei cristiani c'è il deserto, cioè Dio che li tiene nel deserto con la promessa che il deserto finisce e il deserto si cala nell'uomo, e nei pagani c'è il bosco, cioè c'è la contraddizione, c'è la vita, cioè c'è il fatto di attrezzarsi per affrontare anche lo sconosciuto, per cui con la rivelazione noi non c'entriamo. Esatto, sì, ma infatti la rivelazione appartiene soltanto alle tradizioni monoteistiche, non esiste nessuna divinità che deve rivelare qualcosa, esiste qualche divinità che deve trovare il contatto, cioè nel senso, noi vediamo che tutte le divinità non offrono mai qualcosa che sia una verità, ma offrono dei comportamenti o delle soluzioni concrete, immediate e percepibili, cioè nel senso, il Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti dà sempre una verità e chi la riceve deve obbedire in maniera cieca, il pagano no, la divinità sente la necessità e ha la necessità di comunicare tramite cose comprensibili. Cioè, e cose che vengono comprese da chi riceve il messaggio. Beh, io mi fermo qui con la lettura, adesso andiamo avanti un po' con notizie e commentare a braccio. Comunque questo è il libro, ripeto ancora, di Graham Harvey, Credenti della Nuova Era, i Pagani Contemporanei, edito da Feltrinelli, ed è il primo studio, diciamo, decente, no, forse ne è uscito qualcun altro, ma io non lo conosco a questi livelli, che parla di ciò che noi siamo, ciò che noi vogliamo, senza tentare di farci mettere in testa ciò che noi siamo e ciò che noi vogliamo, cioè che l'altro ci dice ciò che siamo noi, insomma. Per cui io, se qualcuno è interessato a sapere che cos'è il movimento pagano in generale, si prende il libro Graham Harvey, Credenti della Nuova Era, i Pagani Contemporanei, e può avere tutta una visione che magari non è esattamente la nostra, cioè non è esattamente quello che diciamo noi, però ha una visione complessiva di quello che è il movimento mondiale del paganesimo. Sì, ma quello che è significativo da comprendere è che molti che si andranno a leggere questo libro vedranno che, non, cioè, che esiste un parallelismo fra alcune nostre elaborazioni e altre comunità che hanno elaborato questo stesso pensiero. Eppure non è arrivato nessun salvatore, non è arrivato nessun profeta, non è arrivato nessun messia, non è arrivato nessuno che avesse la verità, nessun creatore ha dato questo. Cioè persone che partendo dalla loro esperienza, dalla loro capacità, da quello che avevano,
hanno alla fine elaborato un qualcosa che portasse verso la libertà e soprattutto hanno elaborato partendo da quello che erano senza farsi diventare dei santoni. Cioè, noi siamo delle persone che realizziamo la nostra esistenza e sono arrivate a conclusioni analoghe alle nostre su molti aspetti. E che questo è significativo, cioè che fa comprendere che esiste una possibilità di elaborazione autonoma non necessariamente provocata dall'esterno, cioè legata alle capacità e alla volontà della persona. Io ho già detto che noi siamo solo un esperimento della voce dell'infinito, cioè la voce dell'infinito va su tutti gli uomini, gli uomini quando sono pronti per ascoltare la traducono nella loro cultura, nel loro modo di essere. Noi siamo un esperimento, l'esperimento può riuscire, cioè può dare dei risultati o può anche abortire, ma non è importante perché altri uomini ci provano, cioè, l'importante è provarci, l'importante è fare del proprio meglio, questo è il paganesimo, l'importante è costruire il Dio che c'è dentro, per uno che fallisce altri potranno riuscire in situazioni diverse, in situazioni migliori. Quello che ho detto prima di questo sito americano che c'è riconosciuto e che c'è linkato all'interno, non è uno scherzo, cioè non è una cosa di poco conto, è il primo aggancio, è uno dei primi agganci che noi mettiamo coi pagani americani, e i pagani americani riconoscono la qualità del nostro lavoro che stiamo facendo. E chiaramente lo tradurranno con la loro lentezza perché lo scrivo solo in italiano, per cui però già da molto tempo, cioè, esisteva un riconoscimento del paganesimo italiano, perché basta pensare che sono molti anni che ad esempio nella guida internazionale del paganesimo l'istituto è inserito per l'Italia, cioè di conseguenza, cioè addirittura c'è anche il mio nome sulla guida, cioè proprio come riferimento, cioè l'istituto mediterraneo, certo. C'è anche il mio nome come riferimento, cioè nel senso che i pagani americani hanno sempre riconosciuto senza problemi, cioè, l'elaborazione che viene fatta in Italia, insomma, cioè, questa è una cosa normalissima, cioè, nel senso che... è il discorso per lo sputtanamento di chi gioca a sputtanare le persone, questo è sempre stato un grosso problema, insomma. Sì, ma anche perché il discorso dei pagani non è sempre il discorso del fine che uno deve arrivare, cioè, nel senso, il problema sempre dei cristiani, monoteismo, è dire deve arrivare perché c'è la fine del mondo, deve arrivare santo, puro, altrimenti avrai la condanna. Noi diciamo che è fondamentale non tanto il percorso per il fine, ma è fondamentale il percorso e cosa avviene durante il tuo percorso. Certo. Cioè, che tu non sei legato dall'inizio alla fine come dicono i monoteisti, ma fondamentale è quello che riesci a creare, fare, agire, intervenire, modificare, pensare, realizzare durante la tua esistenza. Io qualche volta ho citato Goethe, diceva prega che lungo sia il percorso e pieno di esperienze, perché queste esperienze non le devi portare a qualcuno, non devi sacrificare a qualche Dio unico, ma sono esperienze che ti arricchiscono e che creano la tua personalità. Cioè, questo è quello fondamentale, perché il percorso che nel paganesimo viene sempre fatto dalle persone, non tanto per arrivare a un Dio che gli faccia il giudizio universale per mettergli in un paradiso o in un inferno, ma è fatto dalle persone che riescono ad acquisire cose per loro stessi, cioè tutto lo scopo della vita non è legato a un giudizio che tu arrivi, ma è legato sempre alla tua capacità di accumulare e di comprendere le cose. Va bene. E qua esiste anche un'altra differenza con la New Age, cioè la New Age parla sempre che tu non puoi cambiare se non scatta il leone, se non entri nell'età dell'acquario e così via, cioè come le tue capacità di essere o di realizzarti dipendono da eventi totalmente esterni su cui tu non puoi niente, cioè il fatto che loro dicono la nuova era comincia in una certa data, questo è assurdo, cioè è monoteistico. Noi sappiamo che i pagani possono essere pagani senza il bisogno di aspettare una data sul calendario, certo. Cioè non è che uno diventa pagano perché ad esempio dice faccio il rituale del 30 aprile, 1 maggio divento pagano, cioè, nel senso che uno può anche non farlo. E non è necessario che lo faccia per diventare pagano, se non lo è pagano non serve a niente, cioè è una carnevalata, insomma, in questo senso è cosa fondamentale. Cioè quello che noi diciamo sempre è la capacità delle persone, la volontà e quello che vogliono le persone vogliono fare. Non è che ad esempio se uno si prende e si studia tutto un dizionario di mitologia diventa pagano, diventerà uno studioso di mitologia, ma esatto. Non è un pagano. Cioè, il paganesimo è qualcosa di ben diverso. A proposito studioso di mitologia, io ho i problemi con Esiodo.
Cioè, zio ha fatto un bel pateracchio, cioè nel senso, ha messo insieme almeno tre o quattro, dovrò contare alla fine, tre o quattro creazioni diverse, cioè tre o quattro sistemi di creazioni, li ha messi insieme e li ha combinati in una maniera spaventosa. Sono un po' infognato. No, sì. Ma ha fatto bene. Sì, vabbè, capisco che... Vabbè, cioè, no, no, cioè, i monoteisti hanno sempre il concetto di dire fa. A un certo punto arriva uno scemo, con i capelli lunghi, la barba lunga, dice, beh, oggi cosa faccio? Faccio il mondo, creo l'universo. Sì. Pagano dice, ma guarda, il mondo dunque è nato in questa maniera, è nato in un'altra maniera, ti fa capire che esiste una molteplicità di realizzazione delle cose. Il problema è che... E che non è fondamentale sapere l'origine delle cose. Il problema è che il mondo effettivamente nasce tante volte, cioè perché... E continua a nascere. Sì, esatto, cioè e continua a nascere, per cui gli dèi sono sempre in azione, però capisci bene che un conto è dire questo, e un conto è rappresentarlo, cioè cercare di spiegarlo, cercare di rendere manifesto ciò che è la stregoneria all'interno delle visioni cosmologiche. Quello è un casino, perché se tu dici che Gaia ha creato, cioè non ha creato, beh, ha partorito, ha generato, ma ha generato Zeus, ma Zeus è presente quando Gaia generava? No, non era presente, ma Gaia però sta generando con la presenza di Zeus. Allora Zeus che crea la vita, cioè che lavora per costruire la vita, che è l'atmosfera, e che per fregare l'uomo cosa fa? Gli regala la donna, in realtà è il contrario, cioè per fregare la donna gli ha regalato l'uomo, e ho visto che questa azione, che è la rappresentazione della rottura della sessualità della specie, no? Che è avvenuta quanti? Alcune decine di miliardi di anni, milioni di anni fa, no? Sì, miliardi di anni fa. È una creazione che è avvenuta e che continua ad avvenire, perché continuamente nuovi esseri si trasformano in maschi e femmine. Ma tu non puoi pensare la cosa soltanto dal punto di vista, diciamo, della rottura delle cose, ma la devi introdurre il concetto della seduzione. Cioè, io non impongo qualcosa, ma seduco te in base alla mia capacità. No, e do una cosa che a te piace, cioè nel senso che il Dio dei cristiani ti dà i 10 comandamenti, Giove ti dà le donne, cioè, no, cioè non ti dà una cosa che è gravosa, capito? Lo ha fatto per punire l'uomo, perché Prometeo lo ha fregato. Cioè. No, ma è divertente questo, perché le visioni e le descrizioni spaziano in un arco di tempo, modo, trasformazioni, che è enorme, e nello stesso tempo avvengono sempre in ogni istante dell'esistenza. Per cui in effetti mi sta creando un po' di casino, non so alla fine dove arriverò, arrivo alla fine, prima della fine dell'anno arrivo alla fine, ma dove arrivo non lo so. Tagliamo i telefoni, Francesco. Se vuoi, sì, possiamo andare. 049 700 700 e 049 700 838, d'altronde solo matto come me poteva fare sta roba, non era altri in giro. Il suo sito qua è americana, mi ha scritto questa settimana, per cui è recente. Lei si riferisce a Era. Pronto? Ciao, sono Ivan. Ciao, Ivan. Un attimo solo, perché qua sono su una posizione un po' strana. Chiedo un'informazione per cortesia. Non mi ricordo se stavo gli altri o qualcun altro su anche altra trasmissione simile, che ha parlato a proposito del perdono del Papa. Che ha parlato, dopo questo perdona, cioè chiede perdono, e dopo va a santificare o a beatificare un papa di quel tempo che ha bruciato la gente sulle piazze. Le risulta questo o no? Pio XII è stato colluso con il nazismo, anzi l'ha prodotto io, non so. Scusa, non ti sento, ma se stavo sbagliando tutta la radio. Pio XII, mi senti? Pio XII era colluso col nazismo, ma a doppio braccetto. No, vi parlo del tipo del Medioevo che bruciava la gente sulle piazze. Ricordati che per il dogma della Chiesa ogni papa è santo per l'intercessione di Pietro. Lo capisco. Per cui qualunque cosa faccia... di base, no? Però mi sembrava di essere io una persona che diceva in contraddizione, perché prima dopo sembra che sia Dio da pensare di beatificare un papa di quel tempo. Sì, ma la contraddizione è solo cristiana, non è rispetto a noi. Sì. È solo interna a loro. La contraddizione è con il perdono, volevo dirmi, no? Però non ricordo il nome del suo papa, per cui mi scappa un attimo. Provo a guardare. Un'informazione. Ok, ciao. Sì, ma io voglio ricordare che un papa, un certo Paolo IV, pronto? Disse: se mio padre fosse eretico. Pronto? Un certo Paolo IV
un papa ha detto chiaramente che se suo padre fosse eretico, disse, se io sapessi che mio padre era eretico, anch'io raccoglierei legna per bruciarlo, cioè per dimostrare l'amore di un figlio verso il padre. Cioè, ma questo è un comportamento tipico della criminalità cristiana. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Marco. Ciao.